Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come vedete sicuramente dal titolo, vi voglio far vedere 5 scene tratte da anime tristi, però bellissime. Chiaramente, ragazzi, vi dico subito che non sono le scene più famose del mondo. Perché? Perché ho voluto prendere scene sì famose, ma non come le classiche. Faccio un esempio, ragazzi, avrei potuto metterti One Piece, la morte di Ace. No, avrei potuto metterci in Naruto, la morte di Jiraiya. Non gliel'ho messo, sono scene molto tristi, però ho optato per qualcosa di un pochino diverso. Io ne ho scelte 5, tra queste 5 tipo penso una sia quella, una delle più famose, anche le altre, ma meno rispetto alle classiche. Cominciamo subito ragazzi, cominciamo proprio con la più famosa e sto parlando del sacrificio della morte di Vegeta contro Majin Buu. Clip. Lo farò per Bulma e per il piccolo Trunks. Perché mi ha voluto bene. Che dire ragazzi di questa scena? Per la prima volta Vegeta si è sacrificato non per se stesso ma per la sua famiglia. Ed è stato questo, cioè non è tanto il sacrificio in sé, ma è stato proprio il sacrificio dedicato ai suoi figli, a suo figlio e sua moglie. Quindi l'ha fatto per qualcun altro e non per se stesso, anche essendo il principe dei Saiyan. Passiamo alla seconda clip ragazzi, passiamo con la clip di One Piece e sto parlando della morte di Barba Bianca. Chiaramente uno qui era già triste dalla morte di Ace, poi ha visto anche la morte di Barba Bianca, la tristezza proprio sprofondata al limite. Sì, però comunque uno ricorda Marineford e ricorda la fine di Ace. Kansha steiru. Sarabada, musuko tachi. Shinde agaru. Tatta mama. Shirohige. Shisu. Qui ragazzi sembra una cavolata, ma morire in piedi, uno come lui che non era più un ragazzino e ha subito tantissimi colpi, colpi di spada, di fucile, di cannone, i pugni di Akainu, di tutto, è stato veramente, veramente fantastico. Cioè, per farvi capire, lui è rimasto in piedi anche quando è morto. Fantastico, io qui posso dire solamente fantastico. Terza clip ragazzi, magari non famosa come le altre, qui la morte di Rocky Joe. Via. Yoko, voglio solo lei. Dov'è Yoko? Eccomi, sono qui, Joe. Sono qui, vicino a te. Tieni, questi guantoni. Voglio che li tenga tu. Erano tutta la mia vita. E ora voglio che li tenga tu. Beh, non ce l'abbiamo fatta, Joe. Ma sei stato davvero grande. Non potrei aggiungere una parola di più, credimi. Sei stato semplicemente eccezionale, Joe. Che dire ragazzi, ha combattuto fino alla fine. Per chi magari non ha letto il manga, io vi consiglio di leggere il manga di Rocky Joe, punto, cioè dovete leggerlo, punto, perché è bellissimo. Nell'ultimo volume, tre quarti dell'ultimo volume, è solamente il combattimento finale. È stato sul ring lui e il suo avversario per 45 minuti. La ragazza che avete visto, lui non la poteva vedere, gli stava antipatica, proprio non la poteva vedere e alla fine... Vabbè, avete capito. Ha dedicato, comunque ha dato a lei i guantoni che per lui erano tutto. Joe non ha mai avuto niente della vita, l'unica cosa che lo portava avanti, lo faceva vivere, erano i guantoni. Le ultime due clip, ragazzi, che vi voglio mostrare, per me sono fantastiche. Un amore veramente per questo film d'animazione e per questa clip fantastico. Io amo questo genere di cose, lo so, sembra strano, ma a me le cose tristi, a me piace tantissimo vederle, mi piace tantissimo vedere la reazione che ha sugli altri. Lo so, sono fatto così, forse sono strano, però sono fatto così. E passa il treno. No, cos'era il motorino sto giro? Motorino. Basta, ma cos'è? La penultima clip che vi voglio mostrare, come ho detto, è un film di animazione e sto parlando di A Silent Voice ed è la scena della finestra. A voi.
Come vedete ragazzi, vi ho voluto tagliare la parte finale, comunque quello che succede in quella parte lì, perché vorrei, per chi non ha visto il film, che andasse a vederlo e poi scrivesse qua sotto il suo pensiero. Per chi invece ha già visto il film, che chiaramente scrive qua sotto quello che pensa per tutto il film, non solo per la scena, ma per tutto quello che ha visto, quindi tutto il film d'animazione. Ultima scena ragazzi di cui vi voglio parlare è una scena di Naruto, anche qui ce ne sono tantissime di scene tristi, ma quello che ho voluto scegliere io, che a me personalmente piace tantissimo, è la scena di Naruto e di Zabuza. Vi lascio con questa clip, se il video vi è piaciuto lo sapete, un bel pollicione in su, se non vi è piaciuto chiaramente pollicione in giù e bella. Ora dimmi, quando si è così potenti come te, è normale diventare anche così crudeli? Non puoi permettere che offendano la sua memoria? Ti prego, taci. Rispetta il mio dolore.